ha visto la luce il nuovo progetto di cooperazione tra la Basilicata e paesi dell'Africa centro-meridionale. Prima a Matera e poi a Potenza, la visita degli ambasciatori di circa 20 stati africani è stata organizzata dalla Camera di Commercio Italafrica per l'avvio di un percorso di sviluppo strutturato nei settori dell'economia, del sociale, dell'ambiente e della formazione. Nel capoluogo la nutrita delegazione è stata accolta dagli assessori regionali Pittella e Mastro Simone, dal presidente della seconda commissione consiliare Autilio e dal capo di gabinetto del presidente Regione Basilicata, Rinaldi. È stata anche questa un'opportunità validamente raccolta anche in seno alle attività che da sempre nel campo della internazionalizzazione la Basilicata ha tenuto fervide e attive. All'incontro è seguita la sottoscrizione della lettera d'intenti da parte del capo di gabinetto della Presidenza e dal presidente della Camera di Commercio Italafrica Centrale Alfredo Carmine Cestari alla presenza dei diplomatici africani. Per tutto quello che può riguardare la formazione, la cultura, ma soprattutto il settore privato e la cooperazione economica tra le imprese italiane, in particolare in questo momento quello del Mezzogiorno d'Italia e soprattutto per le eccellenze che sono presenti nella regione Basilicata. La regione è contraria all'avvio del progetto che ha lo scopo di avviare interventi per il raddoppio parziale della canna del Sinni. A dichiararlo il governatore lucano Vito De Filippo in una lettera indirizzata al Ministero alle Infrastrutture. La posizione ferma della Basilicata è stata confermata a Roma nel corso dell'ultima seduta della conferenza dei servizi indetta dal ministro al ramo Corrado Passera. L'intervento, ha affermato il presidente De Filippo, non può essere la soluzione ottimale per potenziare lo schema idrico Sinni che porta l'acqua da Sinise alla Puglia. In particolare il piano volto a migliorare la capacità di trasporto della conduttura in questione e lo studio degli enti competenti in materia di governance dell'acqua di Puglia e Basilicata. L'obiettivo è trovare un'intesa per una gestione efficace della risorsa idrica. Tra le diverse ipotesi progettuali è stato preso in considerazione il piano del raddoppio parziale dell'adduttore del Sinni proposto dal soppresso EIPLI al Ministero alle Infrastrutture, ma bocciato di seguito dalla Regione Basilicata. Presentato in Regione il sistema di incubatori con cui vengono messi a disposizione 50 spazi per le diverse attività e che favorisce e sostiene iniziative e progetti di impresa nell'ambito della creatività, della green economy e delle biotecnologie e che punta a valorizzare le potenzialità di giovani e ricercatori, favorendo l'occupazione e rinforzando l'economia locale. Nuove imprese in settori che consideriamo tra i più promettenti nei prossimi anni, quali sono quelle della green economy, quelle delle biotecnologie e quella della creatività, della cultura e del turismo. Matera, Metapontino, Valdagri sono tre sedi emblematiche anche per le implicazioni e anche per le opportunità che in quei territori si possono sicuramente rilevare in questi tre settori. Inoltre le imprese e i privati saranno sostenuti da una rete integrata che è stata voluta proprio per rendere il sistema dell'incubazione ancor più efficiente. All'interno degli incubatori noi ospiteremo tutti coloro che vogliono fare impresa e che hanno delle idee, speriamo quanto più innovative possibile. Il quartiere feristico di Tito Scalo ha ospitato la prima fiera dedicata alla comunicazione e al marketing. Wicom Expo, comunicazione e marketing in fiera, ha coniugato territorio e comunicazione, due termini importanti per lo sviluppo di una regione, mettendo insieme il complesso sistema dell'informazione locale. In circa 11.000 hanno visitato 50 espositori allestiti all'interno del padiglione fieristico, dagli operatori della comunicazione pubblici e privati ai punti d'incontro della protezione civile, dei radioamatori e delle forze dell'ordine, che hanno tenuto dimostrazioni pratiche. Una tre giorni di dibattiti, seminari e workshop avvenuti nell'ambito della rassegna Va dove ti porta il marketing, che ha visto la partecipazione di personalità del mondo istituzionale, dell'informazione e produttivo locale. Il Salone della Comunicazione è stata anche l'occasione per scambiare esperienze tra amministratori locali sulle strategie da attuare per promuovere i propri territori attraverso i più moderni sistemi di informazione.